Ha stabilito il record di 3.150 atleti gare iscritti la decima edizione del trofeo nazionale di nuoto organizzato dalla canottieri Leonida Bissolati di Cremona, che ha fatto confluire nella società rivierasca atleti delle categorie esordienti, ragazzi, juniores e assoluti. Accompagnati da famiglia e amici, i giovani agonisti questo weekend si sfidano nella piscina olimpionica, riaperta per l'occasione. Abbiamo fatto di tutto per farla diventare una grande manifestazione di ripartenza, perché lo merita la nostra società, ma lo merita Cremona, lo merita il mondo sportivo e lo meritano soprattutto tutti i ragazzi giovanissimi che ci sono, che devono avere lo spirito giusto per credere ancora al loro modo di essere e di fare sport. Fra gli iscritti figurano atleti di alto livello, come una campionessa italiana assoluta. Ha gareggiato Fangio Francesco, un atleta che è stata alle Olimpiadi recentemente, parteciperà ai mondiali. Poi anche a livello giovanile abbiamo ragazzi che parteciperanno a tutte e tre le manifestazioni internazionali che ci saranno nei prossimi mesi. Il nuoto è uno sport che richiede costanza e impegno, ma regala soddisfazioni. Abbiamo una squadra ormai rodata che si allena tutti i giorni, i ragazzi partecipano, ci tengono e non mancano mai, vuol dire che oltre ad essere uno sport che chiaramente ti forma fisicamente, è anche uno sport che ti forma, secondo me, anche a livello mentale. La manifestazione, inoltre, dà l'opportunità di ritrovarsi ai giovani atleti che provengono da città diverse, rivali in vasca, ma amici nella vita. Beh, in acqua è tutta un'altra cosa, però fuori siamo amici, altro che. Come sta andando questi due giorni? È divertente, anche rivedere amici che magari non vedo tutti i giorni, ci sta, dai. L'atmosfera che si è creata dopo anni comunque di pandemia, e abbiamo potuto rivivere l'atmosfera di squadra, sentirci comunque una famiglia, uniti, e sono emozioni veramente uniche.